Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda parte di Mario Kart Wii, delle corse sfida, ganze che esplode tutto e non si sa come vanno a finire, ma comunque andiamo avanti. Allora, appunto oggi faremo altre corse sfide, sempre corse sfide, quindi percorsi scelti totalmente a caso. Corsa individuale assolutamente, e stavolta non come sempre. Non come al mio solito prenderò Yoshi, ma cambierò il personaggio praticamente. Quindi scegliamo uno a caso Mario. E la macchina, l'altra volta scelsi il kart standard, stavolta vediamo cosa posso scegliere. Ah, c'è cioè, lava pegno come moto che non è brutta. Se no, la Lady Squalo, ma il problema è che a me non mi riesce derapare con macchine abbastanza veloci, non mi riesce a derapare. Imparerò e quindi per ora prendiamo Jalapeño, che non è neanche una delle moto migliori manuale, e procediamo sempre come sempre ormai come dito all'estrazione. Allora è uscito circuito di Mario del trofeo Foglia, che di circuiti di Mario ce n'è tre se non sbaglio. Ho già tolto i biglietti delle altre piste che avevamo già fatto. Quindi ho già tolto Aret Cocco, Deserto Picchiasol, Stadio di Waluigi e l'ultima era, no, la prima, boh, non mi ricordo chi feci l'altra volta, è prima, comunque. Ho cambiato moto, quindi io di solito sempre quando gioco da solo uso il kart standard e parto male come sempre, quindi non so assolutamente, intanto sta musica è bellissima. Non so assolutamente cosa possa succedere perché appunto la derapata non ci sono abituato. Però intanto questa stella ci piace moltissimo. Fa schifo a cui pare, ma noi tagliamo tutto. Vi ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, se arrivo primo, se arrivo ultimo non mi interessa nulla. Però se mi schianto sì mi interessa. Poi con le moto che hanno anche una maneggevolezza minore, io dico che comunque ho sbagliato anche. Vedi, mi schianto. Oh. Il migliore, senza ombra di dubbio, è il kart standard. Ok, l'ho neutralizzato, meno male. Il migliore senza. Tiè, ben ti sta. Senza ombra di dubbio è il kart standard. Il problema è che non posso prendere sempre il kart standard, anche perché se no sarebbe troppo semplice. Cioè, in realtà è benissimo come derapa male questo. Cioè, davvero è orrenda. Ok, scuotiamo, bene, non ci ha fatto più di tanto. Cioè, non che ci interessi tanto il Pau, perché comunque non è un. Ho preso alcuni gusci verdi, non è una cosa che ci ostacoli più di tanto. Qua vedete, mi derapa malissimo, ragazzi. Quindi, cioè, devo smettere la derapata un po' prima, se no si sbanda. Ecco, tipo così. Non è malissimo, il guscio verde lo potrei tenere. E non ha neanche un'accelerazione, niente male. No, nel complesso non è bruttissima, non c'è ancora arrivato un guscio celeste. Il che davvero mi fa strano. Ma tanto presto arriverà, ne sono sicuro. O una banana potrei anche lasciare da queste parti, sinceramente. Comunque ho visto e vi è piaciuto il primo video Mario Kart, per questo appunto ne ho rifatto un altro. E poi sinceramente mi è piaciuto anche a me, quindi anche se non vi fosse piaciuto l'avrei fatto lo stesso, perché mi sono divertito tantissimo. In più, vi è piaciuto, io sono stato molto contento, io manca poco, vado fuori dal recinto. Qui non mi è ancora arrivato un guscio celeste, non ci posso dire, mi tocca lanciare queste banane. No, è stupenda sta cosa. Primo di tantissimo ragazzi senza gusci celesti. È stupendo davvero, peschiamo un altro. Anzi, in realtà, volevo vedere dei tipo replay, ma qui non si possono vedere, mi sa che si possono vedere solo nei gran premi. Rovine deserti, che trofeo speciale, sempre deserto c'entra. Mi sa che si possono vedere solo nei gran premi, perché se no le miniature non so come farle. Perché se vedi i replay è meglio. Ma l'altra volta beccai un'immagine di Yoshi ripresa, beh, cioè era ripresa troppo bene l'immagine di Yoshi per fare la miniatura. Se
Stavolta appunto a Mario non so cosa posso trovarci. E quindi 3, 2, vediamo che parti bene stavolta. Cazzo, ma me le tiro! No ragazzi, me le tiro davvero. Ok, vediamo qua. Oh, fungo reale che in questo edizione ci sta da Dio. Inoltre qua c'è anche un punto per tagliare. Ma l'ho usato malissimo, ragazzi. Vabbè, non troppo male. Comunque, avevo detto che appunto in questi vlog volevo anche parlare di qualcosa di... Ecco, ho preso anche guscio celeste. Sì, rosso, scusate. Volevo parlare di qualcosa... E quindi parlerò un po', che ora ne parlano tutti sinceramente. Quindi io voglio un po' in questi vlog parlare delle tendenze del momento, diciamo. Di ciò che si parla nel momento, dandone anche una mia interpretazione. Quindi, allora, ora tutti parlano di questo. E intanto, Yoshi, senti, mi stai... Sei il mio personaggio preferito, eh? E io intanto cado. Sei il mio personaggio preferito, però, cavolo, non mi puoi sorpassare in questo modo. Allora, tutti ora parlano di un fenomeno che comunque è anche un tabù, che è il Blue Whale. Allora, sinceramente, io non ne volevo neanche parlare. Il pipistrello del cazzo, non ne volevo neanche parlare. Però ne parlo brevemente, anche perché non so molto, non ci tengo a sapere molto sinceramente, perché non mi interessa niente, ma proprio niente. Quindi appunto non ci tengo assolutamente a saperne niente e non ne voglio parlare più di tanto. Oh, guscio celeste è la prima volta, lo lancio io, che cosa stupenda. Appunto è questa nuova moda che spinge poi le persone a, diciamo, farsi del male per 50 giorni e poi il 50esimo giorno suicidarsi. Io la trovo una totale stronzata, perché penso che la vita sia una cosa, ragazzi, bellissima. Qui c'è la scorciatoia. Allora, penso, ragazzi, che la vita sia una cosa bellissima e che non vada assolutamente cioè non si debba fare delle cose del genere, perché davvero sono delle cose non stupide di più, cioè proprio la non esiste una parola che superi la parola stupido, ma se esistesse, ragazzi, la userei, perché davvero è la cosa più stupida che abbia mai sentito in 16 anni di vita. È una delle cose, penso, più stupide che abbia mai sentito, perché è proprio insensata. Intanto noi qua credo, ok, siamo primi. È una davvero delle cose più stupide, perché farsi del male fisico già è stupido, poi suicidarsi è ancora più stupido. Quindi, ragazzi, davvero non fate, un appello, ci sono tanti video e ve lo dicono, ma non me ne frega nulla e ve lo ridico anch'io, perché davvero è una cosa stupida, stupidissima, non la fate. Ho detto 100.000 volte stupido, no, peschiamo uno in fondo, perché sennò, come l'altra volta, li pesco tutti in cima. Castello di Bowser 3, che è una pista che odio, quindi avevo fatto meglio a pescarlo in cima. Allora, che si trova qua appunto. Oggi un monte del trofeo foglia. Allora, detto questo, appunto, ci tenevo a dirvelo, ragazzi, perché non si sa mai, non si sa davvero mai. Oggi niente gusci celesti, sinceramente. Sarà che non siamo stati primi. Che cazzo, quattro partenze male! No, te, scusa, ma sicuramente anche la quarta partirò male. Allora. Ok, abbiamo questa pista, ma è semplicissimo anche sbattere. È semplicissimo prendere la scia, come vedete l'ho già presa due volte, ma è semplice anche sbattere. Quindi, appunto, non fatelo, voglio, basta, voglio parlare di una cosa di più felice, perché ci sono molti anari, vaffanculo al Twomp, che ne parlano anche molto meglio di me, quindi io non volevo parlare solo così per sfizio. Anche se è una cosa molto importante, ma guardare davvero, meglio non pensarci, perché sono davvero delle cose bruttissime. La stella qua è utile come, non posso dire cose volgari, ma davvero è utile per niente. A parte ho trapassato quel Twomp. Il Twomp so io dove, oh, il fungo sulla so io dove usarlo.
Yoshi MVP, anche le banane, testa di azzo, ma io lascio questo che ve lo metto in tasca a tutti. Comunque la nuova moda del momento, chi è che non l'ha sentito? Tutti l'hanno provato almeno una volta. Qui mi superano in 120, quindi meglio pigliare la scia, che non riesco a prendere purtroppo. L'hanno sentito in 1000, l'hanno provato anche in 1000, e è il fidget spinner, ragazzi. Fidget spinner che personalmente ho comprato, anche perché 5-6 euro non lo trovo comunque un prezzo tanto stellare, ecco, cioè 5 euro, anche perché è ganzo comunque. Personalmente io dico, prima lo comprassi, ce l'avevano molti miei amici, ma c'è uno la nuvoletta, e mi sono detto un monte di volte, ma che senso ha il fidget spinner? Non ha senso davvero, perché alla fine è un coso che te lo puoi girare, grande, ho preso un bel piccio la banana, te lo giri, lo fai così tutto il tempo, non è entrato in camera, scusate il dito, fai così tutto il tempo, per fare così ho sbandato, fai così tutto il tempo e alla fine che succede? Niente, cioè si gira solo e basta. In realtà, ecco, molti lo definiscono un antistress, è vero, forse può essere un antistress, ma io inizialmente, mamma mia, tutte nuvolette ci sono oggi, oh. Ma inizialmente io mi dicevo, a cosa serve? Non ha davvero senso. In realtà poi dopo averlo provato ho capito il senso, perché vi giuro, dopo una spiegazione di un'ora a scuola, io faccio il liceo scientifico, quindi insomma, no, non cadere. Allora faccio il liceo scientifico, quindi insomma, ma sono ancora primo, secondo, vabbè. Le spiegazioni sono anche abbastanza noiose, dipende anche perché è materia. Vi giuro, un'ora di fidget spinner fa passare l'ora molto più velocemente, quindi davvero io lo consiglio per le spiegazioni, ma per il resto, ragazzi, avete un monte di tempo libero, non passare a girare quell'affare. Cioè, chi ha del tempo libero non lo passi a girare quell'affare. Lo passi magari a divertirsi, passi anche una sana partita a Mario Kart, e male non fa. Con la pegno qua di moto, mi sono schiantato 100 volte. Oh, non cadere ora, Mattia, perché davvero sarebbe qualcosa di devastante. Ok, non ci sono i vari gusci celeste, stavo stupenda sta cosa. Allora, io lo ridio tutte le volte, lo ridirò tutte le puntate. Registro un cosa, un dispositivo d'acquisizione, si chiama EasyHub. Per maggiore informazione, appunto, consultare la descrizione, e io lo compravo su Amazon, ragazzi. Allora, continuiamo. Ultima pista, trofeo fungo, fabbrica di Toad. Dai, non è malaccio questa, non è malaccio ma neanche bene. Non è arrivata la mia pista preferita, ma neanche la pista che odio di più, e lo vedrete poi qual è la pista che odio di più e la mia pista preferita. Ovviamente spero che verrà destinata, perché non so se farò tutte e 32 le piste, anche perché insomma, ragazzi, mi sembrano troppe comunque. Ok, vediamo stavolta parti bene. Oh, dai, stavolta sono partito anche bene. Mamma, è brutta sta dire fatta però, ragazzi. Credo sia un po' più veloce la pegno, Però, oddio, ma c'è, cioè, mancava poi, mi sono fatto schiacciare. Credo sia un po' più veloce la pegno di carte standard, ma comunque. Poi la prossima volta prendo anche un personaggio diverso da quello medio, perché cioè non so chi ci ha fatto l'aso, ma comunque sia Yoshi che Mario. Bello questo. Ma questi me li tengo che so io dove. Uno me li tengo. Allora, quella banana l'ho evitata per questo, ma ho preso questa, quindi. Dicevo, Mario è un personaggio un po' come Yoshi, perché ha le stesse macchine. Non so chi ci ha fatto l'aso, ma ha le stesse macchine di Yoshi e le stesse moto. Quindi la prossima volta prendo un personaggio diverso, perché qui, se non mi sbaglio, si dividono in leggeri. Ah, dovrebbero essere leggeri, super leggeri, pesanti e poi super pesanti, roba del genere. E medi anche sono. E appunto Mario e Yoshi fanno parte della categoria medi.
lì c'è un fungo che ho evitato, non si sa perché. Mario e Yoshi fanno parte della categoria dei pesanti. Ecco, qua è meglio se rallenta, e ho preso la banana. Volevo rallentare per non prendere la banana e poi alla fine l'ho presa comunque. Allora, Mario e Yoshi, che mi sto scontrando ora e che mi sta altamente sulle palle, guscio celeste. Ma guarda, settimo! Per un guscio celeste, ragazzi. No, io ci posso dire. Allora, dicevo, Mario e Yoshi fanno parte della categoria media e quindi hanno le macchine uguali. La prossima volta prendo un altro personaggio, magari ho della categoria leggera o della categoria pesanti, tipo Bowser e Boo sono pesanti. E oddio, per quanto l'ho evitata, questa non l'ho evitata, purtroppo. Il fungo gigante, ma tanto sono già piccolo. Che me ne cioè, sono già schiacciato, ovviamente. Allora, della categoria pesanti, appunto, prenderò un personaggio della categoria leggeri, tipo Baby Mario, Baby Peach. Se non sbaglio anche Todd. Fa parte della categoria super leggeri. Oppure della categoria pesanti, Bowser, Donkey Kong e Yoshi testa di azzo e mi tira la cassa falsa. Qua primo da Iron Mario, ragazzi, ve lo dico. Ma comunque dovrei, se non succede proprio qualcosa declatante, tipo questo, dovrei essere primo. Comunque nella somma di punti finali. No, primo non ci arrivo stavolta. Purtroppo, oddio, un guscio celeste. Ragazzi, può ribaltare tutto. Terzo, ma mi va benissimo, ragazzi, mi va benissimo. Mi va stra bene terzo, perché comunque noi siamo primi nella classifica finale, ragazzi. Quindi GG per noi. Ora godiamoci questo stupendo podio. Godiamoci appunto questo stupendo podio. Primo Mario, secondo Todd, terzo Yoshi, ragazzi. Comunque sono contento anche Yoshi sia arrivato terzo, il mio personaggio preferito. Quindi abbiamo finito, io vi ricordo come sempre di mettere un like, un commento con il personaggio di Oceli e magari anche la macchina, e se conoscete le scorciatoie delle piste mi fa molto piacere, quindi scrivetemele. Da Matrix è tutto, un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!